Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, l'incidente in auto. I due protagonisti del Grande Fratello 2023 erano stati invitati ad una serata in Sicilia e qui, ad aspettarli fuori dal locale, c'erano tantissimi fan che volevano vedere coi propri occhi se i rumors sul loro rapporto fossero veri oppure no. Per chi non lo sapesse, infatti, i due sembrano aver annunciato una vera e propria relazione, se così possiamo dire. Una settimana fa, ai primi di luglio, è arrivata una segnalazione all'esperta di gossip di Janira Marzano, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma termini alle 16 di oggi. Prima ancora i due sono stati visti passeggiare per le vie della capitale. E adesso, durante una puntata di gente di Marte in onda su Radio Marte la Marzano ha sganciato la bomba, sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel. D'altra parte i diretti interessati erano già stati chiari. Giuseppe aveva rivelato, sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. E Beatrice, tra noi, come ho sempre detto, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite. Quindi, adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna. Il fattaccio dell'incidente accade proprio il 12 luglio, a fine serata. Dopo le foto di rito, i due salgono su di una macchina con il simbolo della P di principiante nell'unotto posteriore. Nell'uscire dal locale, poi la botta. È in una diretta dei fan che si vede la macchina con loro a bordo andare a sbattere. A renderlo noto è una fan sfegatata che gestisce una pagina Instagram dedicata alla coppia, è proprio nella sua diretta che ha ripreso proprio il momento dell'arrivo. Nella semplice utilitaria si vede Garibaldi salutare i fan presenti e poco dopo l'auto va a sbattere contro qualcosa. Sembra tuttavia che nessuno si sia fatto male, oltre che alla macchina. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.